La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare. Storia siamo noi. E la ritrovi tutta con questo gli occhi aperti. Questo è il titolo che darò a questo video. Intanto ringraziando le persone che quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Pietro, era per questo che la storia dai brividi, perché nessuno la può fermare. Perché questo video? Questo video perché la storia siamo noi, vari libri siamo noi padri e figli, la storia dei rioni, siamo noi, bella ciao, ma sono 99 volte su 100 scritte. La storia non ha nascondi quei rioni. Quei quartieri la storia non passa la mano. C'è un pezzo musicale che a me piace particolarmente, la che secondo me è estremamente adatto a raccontare la storia dei quartieri. Siamo noi questo farla raccontare dalle persone che ci vivono, che ci sono vissute e che ci vivono. Ed è un pezzo di Francesco De Gregori quando dice la storia siamo noi. Ecco, allora la possibilità che la storia siamo noi non mi pare una frase destituita di importanza, invece è molto importante. Faccio una premessa, poi do la parola a voi, faccio una premessa che mi sento di dover fare, perché questo incontro a cui siete presenti voi cinque è un incontro che in qualche modo racconta anche quelli che presenti non possono essere. L'ultimo in ordine temporale di persone che noi conosciamo e che hanno fatto un po' la storia di questa, di questo quartiere, dell'allora borgata che poi è diventato quartiere, è Vittorio Di Ronza, io penso a Emilio Senatore, ma voi poi che siete nativi o più o meno nativi di San Basilio, voi conoscerete tantissime altre persone che hanno fatto veramente, anche di donne. Io mi ricordo, me la ricordo col cognome da coniugata, Scivoli, che era chiamata, ecco, che era chiamata però la, come si chiamava, l'onorevole Margherita o qualcosa, e che insomma che hanno fatto la storia di questo quartiere. Faccio un accenno dicendo che a partire dal 1924 viene utilizzato il termine borgata. Il termine borgata ha un termine, cosa significa il termine borgata, il luogo del termine quartiere? Il termine borgata veniva definita una zona che ancora doveva essere completata, che ancora non aveva gli strumenti, non aveva i servizi, non aveva le strutture che potevano portarla a assumere al ruolo di quartiere, perché era una zona completata. Dal 1924 è iniziato questo processo di spostamento dalla parte del centro storico, durante il fascismo, dalla parte del centro storico della città, parlo del foro di Cesare, del foro di Traiano, dove quelle persone che abitavano lì sono state spostate ad Acilia, e successivamente questo decentramento ha coinvolto Pietralata e ha coinvolto San Basilio, tutta tanta gente che abitava al centro della città e che è stata spostata quasi fisicamente dal 1928 al 1930. Poi la fine dell'excursus riferito al quartiere di San Basilio, l'inaugurazione ufficiale di questo quartiere avvenne nel 1939 alla presenza di Rachele Mussolini. Io però adesso ho fatto un primo excursus storico di questa, del quartiere, però adesso io vorrei, per
pure per gentilezza nei confronti del fatto che c'è una donna, di dover far parlare prima te e di cominciare a raccontare la storia di San Basilio partendo dal tuo vissuto. Tu, per esempio, dove te e la tua famiglia dove vivevate? Noi vivevamo alla provincia di Roma, Marano Equo. Ah, bellissima. È un mio carissimo amico che viveva là. Esatto. Pietro Pighezzi. Pighezzi, noi sono Pighezzi, da. Pietro Pighezzi, che era soldomuto, era un collega del poligrafico. È mio cugino. Oh, vedi quanto è piccolo il mondo. Certo. Pietro, gli voglio un bene dell'anima. Sì, bravissimo. Bravissimo. Ma siamo bravi. Era sordomuto, ma riesce, con me parlava sempre. Scusami questa digressione assolutamente personale. Okay. Allora, tu vieni da Marano Equo. Marano Equo. E ti sei spostata qui con la tua famiglia? Mi sono spostata qui con la mia famiglia e sono arrivata dal 1943. Avevo 6 anni. Ho iniziato la prima qui. Ma la prima è fatta un po' a salti, perché poi c'è stato il problema della guerra. Quindi le scuole sono state occupate dai profughi, perché non avevano casa, non avevano niente, giustamente, e le aule sono state tutte occupate. E quindi però la prima volta che le hanno occupate, mio padre era custode delle scuole, perché mio padre lo faceva già nel paese. Poi gli ha chiesto il direttore delle scuole, che era sempre amicizia, di venire a Roma, che c'era già bisogno di un custode delle scuole di Roma. Dice, così avvicini i figli per poter avere una vita un po' migliore, diciamo, no? Finarsi per studiare, eccetera. Però questa vita migliore, non lo so, io quando sono venuta, ero piccola, però non c'era niente. Ma erano ancora le case costruite in maniera autarchica? Quelle sì, con la paglia? Quelle con la paglia, mm-hmm. Di cui la scuola e le scuole delle suore, era, se si guardava sul tetto sopra, c'era scritto Duce, la forma certo. Di Duce. Nel video, all'inizio del video che adesso poi monterò, si vedrà la piantina di San Basilio con suo scritto, dove si vedeva in maniera esplicita, con un volo aereo, la scritta Duce. Scritta Duce. Poi c'erano tutte queste tipo villette, sembrava villette, ma con la fontana. Poi no, ognuno la gestiva per conto suo, questa villetta. Definirla villetta mi sembra pure dargli una nobiltà, visto che poi erano fatiscenti sì, in no, breve tempo. Sì, fatiscenti, ma proprio gente povera che i primi tempi che sono venuti praticamente gli avevano anche sigillato la luce per mandarli via. E mio padre ha rotto il sigillo comunque, come custode, come umano. La persona umana, certo. Lasciamo perdere il custode, ma come umanità l'ha rotto e ha preso una bella multa, perché dice che non si poteva permettere, però voi potete fare quello che vi pare, ma la gente, le persone sono persone. Benissimo. Quindi l'ha rimessa alla luce e siamo andati avanti insieme, qualche aula è rimasta per seguitare lo studio, che io l'ho finita nel 51, poi la quinta a strattoni proprio così. Ma perché c'ho avuto mio padre, che è una persona, diciamo, un po' più culturale. Certo, acculturata. Acculturata. Certo. E di conseguenza noi siamo venuti persone un po' civilmente. E poi nelle scuole c'erano l'educazione civica. Certo. Che abbiamo imparato il rispetto per le piante, il rispetto per le persone. Quando prendevamo l'auto dovevamo alzarci per le persone che erano meno di me, e io un po' mi ribellavo un pochino. Perché allora tu ti ricordi anche il 109? Io il 109, no, ma poi i tempi che sono venuta, certo. I mezzi non c'erano, certo. Cioè non c'era nemmeno il cibo, cioè c'erano le tessere, ci davano le tessere per mangiare. Poi ne riparliamo, adesso facciamo la parola a Pietro, okay. E facciamo il giro e poi ti ridò la parola naturalmente. Vabbè. Pietro? Io sono venuto qui, se ben ricordo, sono... che era il 58. Nel 58, ma io abitavo ai Coronari, a Tordinona, via di Tordinona, all'Arco di Parma, e cominciarono a turare le case, perché dice che erano pericolanti, erano del comune, e tutti quanti quelli che andavano via gli diedero la casa a Ciglia,
E allora a me non mandava ad andarci perché ci andava la Stefre, pensavo chissà dove andassi. Pensavo chissà dove andasse. E allora c'è un amico che lavorava nell'istituto, morto adesso, e mi disse, dice, gli dissi, ma dove mi andate? Mi mandate lì a Ciglia, dico lontano, dice, dico via ma a Stefere, io vado a far burino. L'antica mentalità che avevamo. E allora lui mi disse, dice, ma tu fai l'amore con una del campo Parioli, fatti segnare che convivi con lei. E difatti è così. Poi siccome diceva, qua, il convivente non ci doveva appartenere nella casa, e l'ho sposata, e sono capitato qui a San Basilio. Ma dico la sincera verità, la casa è una scatola dei cerini, le maioliche stavano soltanto sopra i Ma tu sei venuto fornelli accanto. dopo che avevano smantellato le case Sì, no, autarchiche? c'era ancora qualche Qualche altra cosa, cosa, ecco. che difatti mi ricordo che a un punto che avevano smantellato, che avevano aperto, un sacco di serpenti c'era, un covo di serpenti, lì proprio lì alla sua, anche c'era pure l'allevamento dei cavalli di questo qua, Sì, che sì, aspettava. sì, sì, sì. E allora, e così sono venuto qui a San Basilio, quando ho visto la casa però, la casa popolare, proprio da schifo, perché prima che una scatola dei fiammiferi, se vede che il controllo poi mi disse, perché anche io poi dopo qui lavorai per questi altri fabbricati che stavano in costruzione, io ero un edile, Al piano 2V. che sto pure, sto qui, le facciate, tutto quanto, e mi resi conto quando passò il collaudo, non andava fino su all'appartamento, andava solo al primo piano, risortiva e faceva. Oh. E a un certo momento le mattonelle, mi dico che tutte bucate, in casino, sai. Poi c'era, stavo dicendo, c'era una canna fumaria in mezzo all'ingresso, ingresso. E lì c'era la stufa a legna, mentre in cucina c'era i fornelli a carbone. E c'erano le cappe di Eternit, che poi io qui ne ho spaccata di Eternit, mi chiamavano, sentivo a fargli i lavori, lavava la cappa di Eternit, i lavori che poi facevo. Il bidet non c'era, il bidet non c'era, le porte tutte quante sventate, Eravate francesi, insomma, come in sì, Francia c'è stato guarda, uno schifo il bidet. che infiniva più. Armenio parlo della casa che mi hanno dato al quinto piano e mi hanno dato uno sgabuzzino che ancora ci pago la pigione. Che me lo calcolano per metraggio, ma non ci vado mai, ci rimetto niente, non c'è una finestra, c'è niente. È una presa di fornelli a tutti Vabbè, quanti, però guarda. mostra parla di cronaca, dai, facciamo la storia di San Basilio, E vai. allora così venni qua e cominciai i figli, mandai qui dalle suore, dalle sacramentine, che c'avevo allora due figli mi sono nati, e due figlie mi sono nate qui proprio, che c'era la levatrice. Che era la Monaco, si chiamava la Monaco, condotta, però se aveva i soldi qua. E a un certo momento se lavorava, andavo lì a Tiburtina, stava tutta in costruzione, il lavoro c'era. E delle volte ritornavo a casa tranquillo, perché dico, beh, mo c'è una casa sopra tetto, sopra la cosa, perché andavo abitavo. La paura mia è che non avrei avuto un'abitazione poi, perché Certo. essendo mia moglie veniva dai fornaciari a Valle d'Inferno, era chiamata a Valle È d'Inferno, chiamata ancora Valle sì, d'Inferno. e loro abitavano là, e il padre c'aveva sacche di figli, poi un altro 12, 10 figli, insomma, però l'altro ha fatti qua, non tutti, mi pare che 7, insomma, e sono venuto qua, ho cercato i primi tempi, c'era quel rancore di quegli anziani qui di San Basilio verso noi che venivamo qua, che sei matto, e vengono quelli del campo Parioli e ci rubano le case a noi, e tante cose come succede quando arriva una cosa nuova. E poi piano piano c'è stato l'accordo di tutti quanti, ma non c'era niente per riunirsi, niente, niente, niente. Poi si è sbuffato questo, che abbiamo levato terra da là, che ve ne dico quanto, perché prima stava lassù a che via, era là che mi ricordo la sezione, quando c'era il povero Bossi. E così e ho visto tutto quanto cresce in questo sistema qua. Ma già poi dopo le cose sentivo qua questi anziani di San Basilio, che
che parlavano tra loro, parlavano di questo cavolo di cose che c'era scritto Duce. Certo. E io quello lì non, che ne sapevo io, so, certo, perché avevano quasi buttate giù tutte quante. Mi ricordo ancora che c'era un pezzo qui in mezzo alla, dove sta la balena, che c'è nei suori, alla scuola dei suori, sempre che la carpilite pure lì. E ancora sta una le case costruite in maniera autarchica, quel tipo di cose si chiamava carpilite. Mi piaceva che lo dicevate voi, invece che lo dicevo io. Erano ricetti in passati, sì, 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 con la polvere di marmo, cemento e calce, tutti quanti pannellati e tutti messi lì, che se facevi col dito così bucavi. Certo. E andava così a casa popolare una volta. No, ascolta, tu sei Pietro, così chi sente sta registrazione sa perché faccio questa cosa qui, tu sei il nonno di Mannarino. Allora, perché adesso ti dico questa cosa qui? Perché poco prima lei ho detto se si ricordava il 109. Allora, pure detto ti ricordi il 109, sì, ma tu non puoi, visto che sei il nonno, che Rino Gaetano ha fatto un pezzo musicale che parla proprio del 109. E questa qui è interessante, anche se lui non era un abitante di San Basilio, però ha preso riferimento leggendo o avendo raccontato, da qualcuno gli avrà raccontato la storia del 109, il 109 per, prendo il 109 per la rivoluzione, dice addirittura il pezzo musicale. E poi mi sto zitto, poi parli di Pietro. E allora cosa è successo? È interessante pure questo taglio qui, perché addirittura è venuta fuori da quell'autobus che era a San Basilio, qualcuno ha ritenuto opportuno addirittura scrivere un pezzo musicale, tutto dire. Dimmi, scusami. Allora, il discorso del 109, c'è stata una lotta fatta, perché il 109 partiva da dove stava la Sora Gigia, il chiosco della Sora Gigia lì al porticato. E il porticato dove stava? Dopo il porticato. All'inizio di via Fabriano. Via Fabriano. Via Fabriano. Allora, da lì, noi che stavamo qui, dove a piedi, quelli dell'Uracasa, dove vanno a piedi lì, oh, che è successo? Hanno fatto un po' di dimostrazioni e ottenemmo un altro, sempre la stessa linea del 109, che poi quando montavi era un casino, cioè mancava che mettesse il portapacchi per montare solo. Negli anni 60 e allora che è successo? Dopo fatto quel fatto là ci diedero, fecero due 109, uno con la Barrato che fermava lì sue cose, uno lungo che c'era il capolinea all'ora casa. Noi che stavamo qui più delle volte che andavamo a lavorare, mi mettevo la fermata dietro la chiesa, la parte della, che ancora la chiesa c'era qua, la vecchia, insomma, era, faceva da cinema, tutto qua, dalla parte della. E quando vedevo che c'era l'autobus e fermo lassù, partivo per andare là perché questo non arrivava. Mentre stavo andando lì, mi partiva questo e quello, perdevo l'uno e l'altro. Certi rudimenti che te ne facevi un'idea. Ma adesso diamo la parola a Domenico, poi chiaramente ti ridò la parola. Domenico, io vorrei aggiungere con te un'altra cosa. Tu hai avuto più ruoli. Oltre a essere abitante di San Basilio, tu hai avuto anche dei ruoli istituzionali. Allora, non li sto a enunciare io, li enunci te in breve e poi ci racconti da dove provieni, e so anche il tipo di lavoro che faceva tuo papà e le complicazioni che aveva a raggiungere il posto di lavoro. Ma io abito a San Basilio da ragazzino e poi ho fatto il consigliere circoscrizionale, appena fatte le prime circoscrizioni, consigliere provinciale, vicepresidente della provincia e consigliere regionale, perciò ho conosciuto tutta la provincia di Roma, a cominciare da Marano Equo, dove ho degli amici, un sacco di amici, e quindi San Basilio, ripeto, sono venuto da ragazzino, abitavo all'Otto Secondo, all'Otto Secondo eravamo sei figli con papà e mamma in due camerette, chiedemmo il trasferimento, chiedemmo l'assegnazione di una casa più grande, perché non potevamo stare sei ragazzini in una camera e due papà e mamma in un'altra. E ci diedero, ci assegnarono una casa all'Udacasa, allora stavano assegnando, ci assegnarono all'Udacasa. E ci diedero quattro camere all'Udacasa, quindi avremmo risolto bene. Tra l'altro c'era anche il giardino, quindi potevamo il giardino, che il giardino mi pare un termine eccessivo. Sì, vabbè, insomma, era una specie di giardino. Ma mio padre fu costretto a rinunciare quell'assegnazione, perché mio padre faceva il sarto in via
nominale, in realtà faceva la guardia carceraria, lavorava de Bibbia e poi faceva pure il sarto. Quando gli chiedevano che fai, diceva poi faccio il sarto, perché era la guardia carceraria, insomma, era un po', no? Poi a San Basilio, sì, era una cosa così. Insomma, lui faceva la guardia carceraria e andare dall'Uda Casas, dove avremmo abitato, agli Archi, dove c'era il 109, per lui era una pena, perché doveva fare tutta la strada solitaria, non c'erano ancora le case, non erano state costruite. E mio padre diceva: ma non c'erano macchie di strada, da quello che ho capito, no, erano macchie asfaltate. No, c'era sì, una specie, una piccoletta. Mio padre diceva: paura, e ha rinunciato ad avere quell'assegnazione, quella casa, e poi ci hanno dato casa all'otto quarto, dove ho abitato, dove ci sono ancora le mie sorelle, dove siamo cresciuti, noi sono cresciuto, insomma, da dove ho cominciato a fare un po' d'attività. Nel quartiere, un po' in parrocchia, un po' nelle associazioni, nel partito. E a proposito, io devo ricordare, con i nomi che hai ricordato tu, devo ricordare la signora Di Stefano. Di Stefano. La signora Di Stefano, Giovannino Renzi, sì. che hanno contribuito a far crescere questo quartiere, il quartiere di San Basilio. Che erano poi i nomi che hai citato tu, erano i dirigenti del Partito Comunista, certo, del PC di San Basilio. Quelli che ho citato io erano i dirigenti dell'ADC di San Basilio, che erano due partiti che si scontravano sul piano, ma però quando si trattava dei problemi di San Basilio lavoravano insieme per risolvere, tentare di risolvere i problemi, certo, del quartiere. Certo. E non c'è dubbio, bisogna dirlo chiaramente, che il PC e la DC di San Basilio sono stati quelli che hanno sostenuto la crescita del nostro quartiere. Santino, do la parola a te e ci racconti. Allora, io voglio tornare un po' indietro negli anni 39-40. Tu da quell'anno stai lì? Io dal 1939, allora, che sto a San Basilio. Vengo da un paese chiamato San Vittorino Romano. Mia madre faceva la bidella lì, è successo che papà è morto, automaticamente gli hanno assegnato a venire a fare la bidella qui a San Basilio. Quando siamo venuti qui abbiamo trovato tutte queste case piccolette, fatte dai pagliariccio, noi chiamiamo pagliariccio, sì. Poi se qualcuno gli ha dato un altro nominativo non lo so. Ma sai, quando vuoi dare nobiltà a qualcosa che non è nobile, gli dai un termine tecnico oppure straniero, così sembra quando più bello. Quando siamo venuti qui abbiamo trovato delle casette con due appartamenti e dei padiglioni con sei appartamenti, ma tutte basse, con pezzettino di terra davanti, intorno a casa e dietro. Poi quelle che due casette c'avevamo, una fontana esterna tra la cucina e il bagno, che c'era solo la tazza e il lavandino. De volte non c'era la corrente, de volte non c'era l'acqua, non c'era niente. Automaticamente San Basilio era questo, ma non c'avevamo niente. Eravamo come, per me era una tribù, perché eravamo 200 famiglie in tutte. Eravamo tutti amici, ci conoscevamo tutti e compagnia bella. C'erano tre negozi, c'è stava il lattaio San Basilio, si chiamava Sor Basilio, c'è stava il panco che veniva il pane e c'era una mercantina che veniva la stoffa e compagnia bella. Davanti c'è stava un cinema all'aperto, che uno vecchio di San Basilio si chiama Chiria Leso, voglio pure citarlo perché era uno pure senza gambe, paralitico. Sì. Pietro. Non c'avevamo niente. Per l'auto non c'era, noi per un anno che c'eravamo come ragazzi, perché qui era tutto agricolo intorno, da una parte c'è stava Torlogna, da una parte c'è stava Di Dei, dall'altra Gianni Giovanni, davanti a noi, su via da San Basilio, guardando verso Roma, c'è stavano le cave di puzzolana, tutte le cave di puzzolana. E c'era sto benedetto bombificio, che qualcuno ci ha lasciato pure la pelle. Automaticamente noi ragazzini, che dovevamo fare? Dovevamo una scordata di sole. Io c'avevo mamma che faceva la bella da scuola, però essendo impegnata lì non potevo, io andavamo dai suore. E andavamo dai suore, c'è stava un prete che si chiamava Don Filiberto, e l'istituzione è stata per San Basilio, perché noi da ragazzi obbiavamo in giro, perché obbiavamo in giro, però lui, quando hanno fatto la storia della sezione del Partito Comunista, lui andava lì a giocare a carte e organizzavano le feste per quartiere.
è quello che era bello. Però la cosa più dispiacere che c'è stata sono i ragazzi, che è stato uno sciocco, che se dovevamo mettere in fila per un'assistenza a PA quattro sgommarelli di pasta quando eravamo quattro persone, quando erano cinque e compagnia bella. Quello per noi ragazzi è stato un trauma. Poi che succedeva? Quando era il periodo della mietitura del grano, noi davamo una pespiga, o se avevamo una pescicoria, noi addirittura i cardi, eravamo ragazzi, ma chi la conosceva la roba? Io non avevo capora mia nonna. Figlio mio, ricogli questa, ricogli quell'altra, dove mette fuori casa a capare sta roba. La sera alle 5 c'era il copripoco perché ognuno doveva andare dentro casa, non c'era niente, certo. Non c'eravamo niente, però ci conoscevamo tutti. Automaticamente c'eravamo un campo grosso dentro San Basilio per giocare a pallone. La sera si aspettavamo sotto i portici tutti quanti, perché l'auto non arrivava, arrivava il mio doccio, pare che faceva manovra con questi musoni lunghi sotto a fraschini. Ai sotto a fraschini? I sotto i fraschini, mi ricordo bene come mi è rimasto impresso quel nome. Certo. I sotto a fraschini, con questi musoni. E c'era il 109 sopra come numero? Sì. Lì già. Dovevamo andare giù, tutti questi ragazzi, quelli più grandi di me, a spingere stato, perché di volte non riusciva a retromarcia per rinassene verso Roma. Era un'impresa, insomma. Era un'impresa. Ma la cosa più scioccante che era San Basilio, quando arrivavamo alla fine della salitella, che entravamo dentro il quartiere, c'era una croce di legno con un muretto di cemento, mattoni, forati, sì, sì, sì. Con questo pezzo della croce di legno che ognuno che... Io mi ricordo da ragazzino, se dovevamo far segno della croce, perché meno male che siamo arrivati dentro, perché era tutto era tutta erba, vedevi, il terreno agricolo. Non c'era proprio niente. Non c'eravamo niente. Poi una cosa più scioccante che a me mi è rimasta, quando venne Pasolini negli anni 49-50 a San Basilio, che prese, io non ero tanto, cioè, prese un po' di ragazzetti e poi si vociferava quello che era sto benedetto Pasolini. E qualcuno, tipo, che gli erudeva il cervello grande, hanno beccato che erano un sacco di botte. Pure. Eh sì, perché sai, dopo la guerra. Allora tu non devi venire dentro un quartiere che noi, diciamo quartiere, era una borgata di poveraccia gente, perché noi, era tutta gente che la mattina andava a Torfango, pigliava uno sfilatino, ci metteva una cucchiarata di tonno sotto il braccio, andavamo a lavorare a San Lorenzo, tutto sto io che usciva, che ci stavano i secchi grossi così. E poi con questo orticello benedetto di terra che ci avevano dato, ma dove avevamo i sementi e compagnia bella? Che ha fatto Mussolini? Ci ha fatto casa di Pagliariccio, ma dacci la possibilità di respirare. Poi io, fortunatamente, caro Roberto, ho cominciato a crescere, compagnia bella, ho giocato a pallone, andavo bene perché io ero orfano dei padri, e lei lo sa che il padre non c'avevo, andavo bene a pallone. E qualcuno vecchio di San Basilio, tipo Peppe Bulla, tipo Cori, mi hanno portato i ragazzi da Lazio, e da lì sono uscito dal quartiere. Oggi però... Anche se sei da Roma? No, sono da Lazio. Sei da Lazio. Anche che sto contento di essere cittadino di San Basilio, nato, cresciuto, e oggi mi trovo bene. E c'è un sacco d'amici che rispetto tutti. Ora passiamo a Romano. Romano, tu quando sei venuto qui a San Basilio? San Basilio io conosco prima di abitarci, perché lavoravo qui sotto. La voce. Lavoravo qui sotto a Tiburtina, uno stabilimento. Che stabilimento era? Fonderia e Officina Gallone. Lavoravamo qua, prima andavamo a prendere il caffè da benzinaio, c'era un benzinaio soltanto. Poi quello non ha fatto più, dice, poi c'erano due ragazzi che abitavano a San Basilio, ci andavamo a San Basilio, andavamo a pigliare il caffè. Allora, mangiavamo da fretta, venivamo qua. Ho visto San Basilio la prima volta, mi pareva un villaggio, un paesetto, perché dopo siamo andati sotto ai portici, lo dicono loro, c'è stava il Soremo, c'è stava il bar, ogni volta che andavamo là c'erano stavano quelle 3-4 persone che mi è rimasto impresso col sedere sulla sedia e i piedi sui tavolini, sempre così, no? Venivamo qua con Sergio, fratello, Bastiano, andavamo, no, con Bastiano poco, con Sergio andavamo a farsi una partitella a biliardo, che c'era un sotterraneo là, uno scantinato da terzo, c'era sti biardi e giocavamo là, no? Questo nel 52-53, purtroppo dopo sono venuto a abitare qua nel 58. Come purtroppo? Purtroppo perché io abitavo al Campo Parioli, però c'era una bella casa, grande, stavo bene, non c'aveva le baracche come sono state fatte, perché con la notte facevano una casa, due camere e cucina con una nottata.
mettevano là, mettevano fatta proprio fatta a foratini. E se, abbiamo fatto un'altra, una seconda emigrazione di San Basilio, perché sono venuti a prenderci nel 58 perché io servivo al terreno. C'era onorevole della Sida che si batteva, diceva che noi non si dovevamo muovere da là perché a San Basilio ho visto le case, sono brutte, piccole, sono fatiscente, non ci sono, sono case, dice voi si state qua, se vi siete sacrificati tanti anni, rispetto a una casa un po' meglio, no? Difatti c'era una cieca fuma, cosa ha detto? Insomma, sono venuti i camion. Una volta, quando sono state le prime migrazioni del borgo, queste cose qui, hanno preso i camion da Monnezza per portare i cittadini. A noi ci hanno fatto un occhio di riguardo, ci hanno portato quei camion dell'esercito qua. Quando siamo venuti, che siamo scesi qua, ogni camion c'era una famiglia, due. C'era da gente vecchi di San Basilio che ci aspettavano, chi col bastone, chi col manico del piccone davanti al cancello dell'851, che allora neanche c'era il numero civico, perché sulle bollette c'era via Recanati, non c'era via Morovalle, non esisteva, no? E dopo ci hanno visto, dice, ma questi sono più poveracci di noi, ma che c'era la signora, come si chiama, la patatara là, quella patatara, sì. Piccoletta, quella. Insomma, ci hanno sopportato. Insomma, siamo stati qui, siamo inseriti, non c'era niente, perché se ti serviva, abbiamo trovato, cioè, come è stato detto, i fornelli col carbone, i tubi dell'acqua che non scaricavano, che acciaccavano perché mi c'entrava la mattonella, ti sentivi soffocato. Però ci cioè, siamo inseriti tutti quanti, adesso bene o male, il quartiere che gli si voglia di male, ma il quartiere che è omogeneo. Cioè se sta bene, siamo tutti, quello che. Allora, ridò la parola a Pietro, perché so che ci deve, fra poco ci deve lasciare chi ha da fare. E io volevo iniziare con te la parte, diciamo, finale. Di questo incontro, perché poi chiaramente questo video che io faccio, che un contributo vostro fondamentale, lo vorrei poi presentare, come sono d'accordo, col centro culturale qui di San Basilio, quello intitolato Aldo Fabrizi, perché facendolo vedere alle persone che saranno presenti, questo video potrà ampliarci ulteriormente, perché tutte le cose che voi raccontate porteranno alla mente di chi sarà presente il loro vissuto oltre che il vostro vissuto, e di conseguenza potremmo fare un lavoro di memoria per le vecchie generazioni, ma principalmente per le nuove generazioni. Pietro, da te vorrei partire da una cosa. Qui c'è state le battaglie più grandi che sono state qui a San Basilio hanno come connotazione la lotta per la casa principalmente, e rispetto a questo vorrei che tu ci dici sta cosa prima che ci lasci da questo incontro. Come si sono sviluppate, con quali problemi, so che addirittura c'è rimasto morto che ancora c'è una lapide su via Fiuminata che lo ricorda. E quelle case che hanno fatto a Monte Carotto erano state assegnate perché i reduci, quelli cacciati via dalla Libia, da Gheddafi. E allora che succede? Che a un certo momento non c'era Gheddafi ancora. Cioè, sì. Come no, io già che Gheddafi, sì. Scusa. Ma che c'è via pure a me, stava lavorando. Sì, scusa. E allora. Cioè, stavo vengato io. Io stavo nel Sahara, Seba. Allora, il discorso è questo qua, che a un certo momento hanno fatto abbiamo fatto questa occupazione, dato una mano pure io, perché. Perché? Perché facevo parte, diciamo così, di quella gente che occupava le case. E quello che è successo è che poi dopo è cominciato, non ho capito se questi poliziotti erano drogati, perché non credo che arrivassero a tanto, o erano super pagati, non lo so, questo non lo so. Ma io penso che dopo tutto quello ci fu una grande provocazione da parte della polizia con quelli che hanno occupato casa, che difatti. Quando è morto quello tramite, come sei arrivato più cruenta la lotta,
Come si chiamava? Ceruso. Fabrizio Ceruso, da Tivoli. Mi piace Codici te. E così lui, morto quello, casa mia era un macello, perché come la pensavo io de politicamente e tutto quanto, e forse ero forse un po' troppo ribelle. Oggi lo capisco che tutte le lotte fatte andassero io. E così il discorso è questo, che a un certo momento hanno cominciato sul terrazzo mio, cioè è lungo qui al 51. Che lotto stai al 51? 51. Era pieno di ragazzi, che i mazzafionne, il tondino tagliato, no? Il tondino, che i mazzafionne, questi poliziotti giù di sotto, gli tiravano. E così che è successo, che dopo c'è scappato il morto. Poi c'era stata prima un'altra occupazione di quelle grandi, però lì non successe niente, occuparono tutto quanto, li portavamo da mangiare, perché ancora c'era quell'affiatamento sia dei nuovi e dei vecchi, cioè ci hanno riunito proprio con queste lotte fatte dei cosi del 109, degli scaldamenti, tanti problemi che abbiamo, che poi c'è fu una causa tremenda alle apertura che assorse tutti quanti, che bloccassimo la Tiburtina e tutti devono passare per via Casar San Basilio. Avete fatto un blocco stradale? Sì, blocco stradale. Così c'è fu la causa in pretura, tutti quanti, c'è parecchia gente che andava lì a sentire la causa, e il giudice chissà avrà capito perché questi termosifoni l'avevamo messi noi, perché non ci devi accennare, già che ci hai fatto la truffa il caro istituto, perché ci hai fatto firmare che quei lavori che hai fatto erano, li doveva mettere l'istituto e non noi, però allora l'istituto come oggi non ci fa niente, perché come case come giardini, c'erano dei giardini bellissimi, tutto, si mantenevano bene, poi piano piano i dal degrado, e dal degrado ora vediamo che adesso il lotto è diventato un... Parliamo di storia, non parliamo di cronaca. E così, però adesso non c'è più quello che c'era, più forse il tempo che ha guastato tutto, e tutti i modi, adesso se dovessi andare via da San Martino, appena siamo arrivati c'era un'aria che era bellissima, perché l'unica cosa che c'era, perché c'era tutti, come ha detto Santino, che c'erano i campi di grano, però dentro al lotto c'erano gli alberi, specie il 51 è stato sempre un lotto, cioè il cortile è stato sempre bellissimo, soltanto che è un vespaio, perché sono mucchiate queste case che sono casino. Allora, la parola a te, tu invece cosa ricordi di quel periodo là? Di lotte, di battaglie per la casa. Di battaglie, che ricordo io, che è successo proprio sotto casa mia. Mm-hmm. Meglio di me non lo posso dire lui e nessun altro. Che quando è successo che dovevano occupare quelle case, ma non era, è sempre queste persone che non interessa, vengono proprio per far casino. Perché quelle case, sì, qualcuna era già che dovevano, con la chiave in era mano, assegnata, come succede, era assegnata. Ma alcune, alcune proprio andavano per prenderle e poi se le vendevano queste case. E questa lotta corrente che c'è stata non è colpa della polizia. Non è colpa? Della polizia assolutamente, quella è dovuta intervenire, giustamente, perché già intenzionati che qui c'era lotta continua. Che ce lo scordiamo, c'erano delle persone di lotta continua, poi non so, proprio del quartiere che si era creata questa lotta, che adesso non so, non ho visto più, ma sembra il morbo del Pax, queste sono cose, comunque che scendevano dall'autobus già, proprio prima di iniziare, prima che succedesse tutto questo, con bomba monotone, con i fucili a cannamozze, come si chiamano? Già sono scesi già con l'intenzione di fare casino. Poi mano a mano sono entrati dentro casa mia, ma sono mangiato tutto quello che io praticamente ci avevamo. Facevano delle frasi. Questo che è morto, che veniva da Tivoli, lui dice: siccome io mi hanno aiutato per prendermi pure a me la casa, io a mia volta vengo
per dare una mano a loro. Proprio questo ci ha rimesso la vita. Che io poi gli dissi, dico, guarda, ma chi te l'ha fatto fare? Ma qui ci sono persone che non gli interessa niente per la casa, sono proprio rivoluzionari. Non gli interessa della casa, della persona che gli serve. Che fa confusione, io so, ce l'avranno nel DNA, non lo so. Comunque è cominciata questa battaglia, fra cui sono andati avanti tutto un gruppo così. Andiamo nella parrocchia. Fortunatamente c'è stato qualcuno che ha detto no, no, lasciamo perdere questo. Andavano verso le cose. E io gli dicevo, io mi sono affacciata pure dalla finestra a uno che abitava all'otto lì da me, con l'accetta. Tu che all'otto stai? Io stavo al 51. 51 anche proprio tu. Sotto dove è successo tutto. E poi così che lacrimogeni, i ragazzini l'ho mandato su da mia sorella perché non si poteva più respirare, perché poi logicamente questi andavano incontro con tutte queste armi, tutte queste cose. Io non vorrei dire di quello che è successo nel senso di sicurezza, però gli dicevo, ma scusate, ma se voi andate avanti, davanti a voi ci stanno queste persone che sono compagni vostri, sono sempre quelli che state lottando, con questi fucili così a canne mozzo, ma vi parte un colpo, gli date la... Questa era la mia cosa. E quello diceva, signor, mo sente sta zitta, dico, ti do un'accettata. Questo signore ha detto, questo ragazzetto. Di conseguenza, io non vorrei adesso giudicare questo chi è stato ammazzare questo ragazzo, non lo so, ma che vanno incontro così, tutti euforici, un colpo parte. Poi non lo so, lascia a voi giudicare, no, certo. per la mia... Non voglio incolpare nessuno. Però hanno portato poi, quando sto ragazzo poi l'hanno beccato, diciamo, l'hanno preso, per l'hanno ferito, è venuto sotto la finestra mia. Tutto, io l'ho visto proprio che c'era proprio un casco poi che gliel'hanno tolto, e poi quando è spirato proprio lì sotto casa mia, apri di cielo, è successo, non hanno più capito la cosa che era morto, i pali della luce proprio buttati giù, hanno fatto di tutto e di più, hanno distrutto proprio, non si passava più nessuno. Poi con i cosi lacrimogeni entravano dentro le famiglie, dentro le case, voglio dire, e si incendiavano, ma nemmeno i pompieri potevano arrivare. Guarda, abbiamo passato che mia madre ritornava giù dal paese con la macchina con mio fratello, li portava a casa, su, ripassava qui da me e ha visto tutto un incendio, tutta una cosa, dice mamma mia, dice ma com'è non si passa? È successo un casino, non si passava più da mangiare, non passavano più niente. Di conseguenza mio fratello dopo è arrivato a casa, mi ha telefonato, dice che sta succedendo? Guarda, qui è un casino, dico, per le case occupate c'è scappato pure un morto, e che si poteva evitare, perché ci stanno sempre questi gruppi che fanno, perché se si fanno le cose senza che vengano aiutati da questi gruppi, mano a mano le cose sono calme, perché tra di noi normali non è che succedono poi queste cose, che si mettono in mezzo le persone sbagliate. Santino. La rivoluzione che c'è stata per le case ha portato grande malore dentro il quartiere San Basilio, perché si è inserita, come ha detto l'amica mia, lotta continua, forze esterne di San Basilio, e questi di San Basilio sono stati un po' spalleggiati. Però io non voglio giudicare quello che hanno fatto, a me mi dispiace solamente che quel ragazzo ci ha lasciato la vita. Per venire a fare una lotta per la casa uno si deve lasciare la vita. È assurdo, come ha detto lei, anche io dovevo prendere mia moglie con i miei figli e portarle fuori, perché non si viveva, perché rischiavi pure che se tu lasciavi casa e te ne andavi ti occupavano pure la casa tua che non ci stavi dentro, capito? Poi è stato fatto uno scempio a tutto il quartiere, perché pali della luce, e vetrine rotte, è stato fatto uno scempio. Allora, se dovevamo un po' riformare come quartiere, ci siamo un po' degradati da allora. San Basilio c'ha una brutta nomina, dove andiamo, siete San Basilio, fermate, che stiamo sulla bocca di tutti. E questo a me mi dispiace, perché io dico dal 39 che sono a San Basilio, mo ho 78 anni, mi sono trovato sempre bene, mi dà fastidio per criticare il quartiere dove io vivo, dove i miei figli sono fatti grandi, si sono sposati, ho una famiglia corretta, a posto, educata, e poi per quattro scemi
mi devo fare di che sto di San Basilio, ma non mi sta bene. Sta gente bisogna che deve essere marginata, buttata da una parte, e il quartiere deve andare avanti, dobbiamo rimboccarsi le maniche tutti quanti e cercare che è un quartiere migliore per anche i bambini che vengono dopo. Ormai noi la storiamo fatta. E io penso sempre a quelli più piccoli. Io sono stato in mezzo al calcio, ho avuto un'educazione sportiva, un'educazione col compagno, con l'avversario e col compagno. Oggi non c'è stata più educazione con questi ragazzi di oggi. Una volta se uno ci va a mappiare il pacchetto di sigarette, io ci andavo, oggi io dice a quello, ti manda pure a quel paese. Senti, però un po' di responsabilità ce l'avremo pure noi, forse io l'ho detto le cose in maniera adeguata. Io siccome sono stato mezzo allo sport e mi hanno parlato delle educazioni, l'avversario va rispettato, non va insultato. Oggi se io porto un bambino a giocare a calcio, i genitori stanno in tribuna, si mettono a litigare, allora i genitori che esempio danno a questi figli che hanno? Questa è una vergogna. Io che ho una certa età, mi vergogno a vedere questi ragazzi, padri e madri giovani che portano i bambini a scuola calcio che poi pagano una certa cifra e poi vai a insultare l'allenatore, l'avversario, i genitori. No, questo non è bello, ci vuole educazione. A me nel quartiere mi conoscono tutti che io sono stato uno sportivo nato. Mi fate una cosa, perché a volte si dice che qui non c'era niente, non c'è niente, al di là, non parlo del, non sto facendo cronaca, sto parlando di storia. C'è una struttura a Piazza Urbania che prima era una struttura, se qualcuno mi ha raccontato, però voi mi potete confermare o meno, una struttura che era una struttura culturale. Sì. E poi te lo chiedo anche a te. E poi adesso è diventato invece un centro. Come chiamato il termine tecnico? Centro di igiene mentale. Centro di igiene mentale. Ecco, tenendo presente che c'è gli all'Euragasa, c'è un distaccamento della ASL, insomma, c'è. Non è che poi proprio quando a volte si parla di certe zone non c'è niente, magari ci dimentichiamo che non è che proprio il niente a volte non è il termine più. Sì. Dico bene o dico male? No, Roberto, tu dici bene, a di niente fanno presto. Certo. Però devono pure apprezzare le cose che ci stanno che vengono snobbate. Capito? Lì all'Euragasa. È stata fatta negli anni 60, perché io potevo prendere anche quella casa, ti dico, io giocavo nel calcio, mi venuto dalla casa all'Uragasa, i due amici miei l'hanno presa, Troiani e Di Marco. Antonio Troiani ha preso casa là, e Di Marco, perché io portai Giuseppe Di Marco a giocare e Antonio Troiani con me, perché dice, trovi due ragazzi. Allora il presidente dice, perché? Allora mia madre, siccome eravamo io e mia sorella, eravamo tre in famiglia, dice, noi stiamo bene qua. Non eravamo una famiglia numerosa, non mamma, de mamma era morta e siamo rimasti così. Però lì ci stavano delle strutture anche negli anni 60 che si potevano sviluppare. Però la gente, qui non c'è sta niente, c'è, è facile di niente. Certo. Però devi apprezzare che c'è una cosa e devi tu, cittadino di San Basilio, del quartiere, città di Borgataro, come lo dici, devi. Là c'era Romano. Continua asilo nido c'era il pediatra perché ritornando a San Basilio ritornando a ritroso c'era una penicellina che quando scaricava i gas che noi andavamo, la penicellina lo sta quella su via Tiburtina? Su via Tiburtina dirlo perché che non apriva, apriva le valvole da scarico faceva una puzza tremenda. Che noi andavamo a mangiare qui da Gatto Bianco, no, la piccola trattorietta da Giammei che mo hanno chiuso, c'era cioè, tabacchia. Sì, andavamo a mangiare là, siamo stati un po' di tempo, poi non ci si poteva andare perché fatalità, a mezzogiorno apriva i ventilatori. E la puzza e il rumore dei ventilatori, la puzza che veniva. Non ci si poteva stare là. Beh, noi e dopo quella puzza è arrivata fino a San Basilio. È arrivata, no, dopo è stata tolta. Ritornando ai lotti di San Basilio di occupazione dei case, lotta continua ha fatto qualche cosa, però è stata dal famoso straccio, è stata sobillata. E quelli che venivano qui che hanno spaccato. Beh, i bar. Raccontaci che è straccio, perché chi lo ascolta se sa chi è straccio, si chiamava straccio, adesso è una persona molto affabile, molto gentile, molto. Vabbè. Elevata di grado, quelli che sono venuti qui a buttare giù che hanno rubato pure il camion dei pompieri, no? Che hanno fatto il casino per San Basilio, non erano da San Basilio, no, vedo? Quelli lì erano da un collettivo di un'altra zona di San Basilio, nessuno. E sono venuti qua
perché io te lo dico perché lo so. Eh beh, certo. Allora, io la polizia che stava qui era in assetto di guerra perché dovevano fare un allenamento. Allora gli ha servito questa zona, invece di 200 persone ne hanno portate 500. Quello che dopo, quando è successo, vedi, c'è stato un fatto, mia sorella che abita qui in via Sirolo, c'è cioè le persiane là, ha aperto una persiana e gli hanno sparato due schioppettate. La polizia, quello quando è morto Ceruso, non si sa chi l'ha ammazzato, sia la polizia o è stato un privato, perché è stato ucciso da un colpo di carabina, sì, di fucile. Queste sono storie che sanno loro. Non so se si può notire o non si può notire. È storia, non è vero. E questo qua apposta, non si sa, perché è stato da ambo le parti, perché quelli da San Basilio hanno fatto, poi sono stati sobillati da chi sono stati sobillati, e quelli che sono venuti da un'altra parte, perché io quando il giorno dopo mi sono trovato in via dei Volci, c'era una macchina grossa, mi hanno preso la macchina perché stavano a fare assalto alla caserma della polizia che sta a San Lorenzo. Poi io ho detto, guarda, io devo andare a San Basilio perché ho delle robe importanti da portare a quelli da San Basilio. Ma questo gli ha fatto, io ce devo andare là, e mi hanno preso e mi hanno detto, ma questo devo andare a San Basilio, perché io c'era, che conoscevo qua, io ho detto, guarda, così e così, devo andare là. Mi hanno ripresa, mi hanno rigirata la macchina, io c'avevo l'ombercato e era grunto, no, un cavolo lo mette per traverso per bloccare la strada, e mi hanno fatto passare. Insomma, questa è una storia che San Basilio veniva citata a Portuense dappertutto. Adesso speriamo che San Basilio sia un quartiere più... Molto dipende da noi. Molto dipende dalle nostre autorità, che speriamo che... Piano un po' dei provvedimenti. Domenico, concludiamo, sì, con te. Ma io ho ascoltato con piacere le cose dette da Antonietta, perché Antonietta l'ha vissuto in prima persona quella vicenda, abitando nel centro. L'ho ascoltato con piacere perché non le conoscevo alcune cose, chiaramente. Alcune cose me l'hanno dette, altre l'ho sentite dopo raccontare, insomma. Io so di una persona autorevole che mi ha detto che Fabrizio Ceruso non era stato ucciso dalla polizia, ma però insomma non lo so, non si sa, quindi non posso affermare una cosa. La cosa che devo dire è, mi riferisco alle cose dette prima da Santino, all'Udacasas esisteva un centro sociale e culturale notevole. C'era la signora Tataranni, che se ve la ricordate, che era l'assistente sociale, c'era la biblioteca comunale molto buona, era, inizialmente la biblioteca comunale era qui all'8, alla casetta piccola dove adesso c'è il bar, eh. Sì. Lì c'era la biblioteca comunale. La biblioteca comunale fu trasferita. Sì, era poca, non però fatto insomma. Niente. Fu trasferita all'Udacasas. All'Udacasas, il centro sociale di Tataranni, c'era un gruppo di giovani molto attivi. Avevano fatto il giornalino, secondo noi. In giro c'è qualche copia. Io non so se potrei trovarla, te la posso far avere. C'era questo centro culturale dove c'erano la biblioteca, c'erano i giovani, che lavorava attivamente, insomma, certo, a secondo non era una cosa grossa, ma l'attività era notevole, c'era, cioè, una bella attività. Poi, per colpa nostra, io vorrei dire, per colpa degli abitanti di San Basilio, è stata abbandonata a se stessa, la biblioteca si sono rubati i libri uno per uno, io li vedevo mentre si portavano via i libri, perché abitavo lì di fronte. Lo so, Domenico, già. No, all'epoca abitavo proprio lì. La so io sta storia. Si sono tombati i libri, si sono portati via, eccetera. Poi per fortuna Antonino Antonucci, il professore psichiatra, sì, si è inventato sto CIM, mi pare che è diventato il CIM, insomma, poteva essere una struttura buona di San Basilio. Adesso abbiamo il centro culturale, quindi questi problemi sono superati, ma insomma... certo, San Basilio, le battaglie ci sono state, c'è chi ha espressamente detto, e poi ho finito,
che in quell'epoca, in quei giorni, a que- sono nate le Brigate Rosse. Sì, sì, questo l'hanno detto. L'escalation, no? No, ma l'hanno scritta apertamente, è stato scritto che in quel periodo, in quei giorni, sono nate le Brigate Rosse. In Italia, a San Basilio hanno avuto origine, hanno iniziato forse a fare la loro attività proprio in quei giorni, in quella sede. Io posso dirlo ancora una volta che gli abitanti di San Basilio non hanno partecipato a quella battaglia, non erano d'accordo, hanno subito. Tant'è che noi con la sezione della DC eravamo in contatto con la sezione del PC. Questa, dove c'era Vetere tutti i giorni, e con lui mantenevamo i contatti col comune, con il sindaco, per tentare di salvare quello che potevamo salvare, impedire che succedessero fatti più gravi, insomma, questo mi premeva di dire. Sì. Io vi ringrazio di questo incontro. Vi ringrazio di questo incontro, ringrazio voi, ringrazio Pietro che ci ha dovuto lasciare in anticipo. Io dico che delle tracce di questo incontro io le ho desunte da un libro che acquistai anni fa, che parla dei quartieri e dei rioni di Roma, e che segnatamente in una serie di pagine chiaramente parla del quartiere di San Basilio, dell'allora borgata di San Basilio e del quartiere poi di San Basilio. Credo che questo sarà importante, perché è un ricordo che voi avete fatto anche partendo dal vostro vissuto, dal vissuto della vostra famiglia. Ma ripeto, come l'ho detto all'inizio di questo, dell'elaborazione di questo video, dell'incontro con voi, che prossimamente lo vogliamo proiettare al centro culturale, in modo tale da far sì che la vostra memoria poi muova la memoria di tante altre persone di questo quartiere, per far sì che voi stessi, ma principalmente le nuove generazioni, abbiano memoria di quello che era il quartiere, di quello che è e di quello che nel tempo potrà diventare. Grazie ancora per il vostro intervento. Grazie.